Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle. L'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Retorbido e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie del paese ci racconteranno pregi e difetti proprio di Retorbido. Andiamo a sentire. Pregio, un bel paesino, tranquillo. Mm-hmm. E basta. Poi il pregio è la tranquillità. C'è poco perché un negozio non ce n'è. C'è un negozietto e basta, c'è un bar, due bar, una banca che fa due volte alle settimane. Basta. Quindi questa tranquillità non è proprio un pregio? No, per quello lì è fin troppo. Troviamo allora qualcosa di bello a Retorbido. No, ma per quello lì è un paesino tranquillo, non c'è gente che viene a rompere le scatole, ma qualche volta qualche vengono a fregare, ma... I furti? Quei furti lì, ma raramente, è già un po' che non se ne sente più. Prima, due o tre anni fa sì, ce n'è stato un bel po', adesso un po' che non si sente più niente. Un pregio di Retorbido è l'accoglienza, un difetto è, secondo me, un po' paradossale e contrario alla chiusura. Mi spieghi meglio sia il concetto di accoglienza che di chiusura? Perché l'accoglienza è... però poi nello stesso tempo c'è un po', come dire... un restare, si accoglie ma poi si sta lì, e quindi in questo senso qua. Chi si accoglie? Si accoglie tutti, assolutamente tutti, e poi però c'è un po' di paura, si sta un po' lì a guardare, non tutti naturalmente, però è un po' uno stampo del retorbidese, secondo me, è apertissimo ma nello stesso tempo però sta un po' al suo posto. Un passo avanti e uno indietro. Esatto. Io non abito qui da tantissimo tempo, quindi ho una visione un pochino più, forse... Meno aggiornata. Sì, un po' meno aggiornata. Anch'io condivido sull'accoglienza, i gruppi di persone comunque che frequentiamo, insomma, persone che sono molto aperte. È un paese dove spesso e volentieri ci sono persone molto anziane, tant'è che ci sono case famiglia che recuperano persone che sono in difficoltà, anziane eccetera, e quindi c'è in parte una visione appunto di rimanere un po' al proprio posto perché è un po' l'età, un po', insomma, si ha un po' paura, però insomma questa apertura la riscontro anch'io, molto bella, insomma, di accoglienza di chi viene da altri posti, da altri popoli, altre realtà. Insomma. Un difetto del paese invece più concreto? È un difetto, ma sinceramente se non questa cosa, ma non me ne viene in mente altri. Quindi diciamo che in linea generale è un gran bel paese e lo promuoviamo decisamente. Grazie.